Today, November 16th, the CEPOL Advanced Training Course began in the Specialization School for the Police Forces in Rome. Hate crimes and hate speeches organized by the Interagency Law Enforcement Academy of Advanced Studies in cooperation with and with the Faculty of Political Science, Sociology and Communication of Sapienza, University of Rome. The course, called Hate Crime, will see this week a cycle of lectures, workshops and classes where professors from all over Europe discussing racial crimes to fight them in order to eliminate hatred and prejudice. The event, organized with the collaboration of OSCAD and the Department of Political Science of the Sapienza of Rome, sees the presence of police personalities from all over Europe. Many themes have been addressed on this day. In the morning, the astronaut Gerhard Haberler, functional manager of CEPOL's activities, gave a workshop, who explained through interactive class the concepts, characteristics, and challenges that Europe promises to operate against hate crimes. Through its speech, it tried to eradicate racism, prejudice, and ignorance. But how can the future be changed? What are the new challenges and prospects for protecting the victim of hate? We asked him directly. We have to reflect on our own attitudes. We have to focus on the why is something. We always try to find out what we should do and how we should do something. This is what we try to learn always. But the important thing is the why. At the end of the Thursday, General Giuseppe La Gala made a comment of the event. Siamo molto contenti di poter ospitare questo corso dell'Agenzia Europea che si occupa della formazione delle agenzie di contrasto, di cui la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia è un membro e anche il capofila del network nazionale che comprende tante istituzioni accademiche importanti, anche come l'Università Sapienza di Roma. È un'occasione importante, speriamo di condividere sempre più queste tematiche con i colleghi stranieri, proprio in una dimensione internazionale della scuola che sta sempre più aumentando e dedica la sua attenzione non solo al coordinamento fra le forze di polizia, che è la ragione per cui 40 anni fa è stata istituita, ma un coordinamento di tutte le forze di polizia europee e anche a livello più esteso anche ad altri continenti. Infatti abbiamo anche frequentatori dei nostri corsi che appartengono a nazioni di altri continenti e di altre aree geografiche.